Salve a tutti ragazzi e bentornati su South Park The Stick of Truth. Perfetto, riniziamo da dove siamo lasciati che mi pare, così a mia memoria, fosse... Ok, fosse andando verso la scuola. Mi pare, andiamo sulle quest. Fai evadere Craig al castigo, perfetto. Quindi direi proprio... Che chiamiamo Sir Timmy e andiamo a scuola. La chiamata degli araldi. Ok. Ah no, Sir Timmy non ci serve e andiamo a Piotte, ragazzi. Allora, qui ci prendiamo. Ok, quindi se scorreggio dovrebbe. Esatto. Boh, ormai. Belle. Bella la parrucca d'Abst, ma siamo ebrei, ragazzi, non. Dobbiamo avere un minimo di serietà. Un minimo, almeno per adesso. Poi cazziamo alla grande. Ma per ora. Ah, qui c'è un oggetto e lo prendo subitamente. Oggetto? Pozione della salute. Schnaps sia ancora. Perfetto. Tessiare? Cosa mi dici? Che non mi vuoi parlare? Non reagisce neanche. Ok. Tintura verde-azzurro. Verde-acqua sarà probabilmente. Ah, ok. Sono andato alla scuola. E qui. Te non mi dici nulla. Pronti, ragazzi? Torniamo a scuola. Craig, this is detention, okay? Stop looking at your watch because you're here for 3 hours, buddy, okay? Whatever. But don't make your friends or anything come bust you out this time, Craig. My name is Feldspar, and I'm here to execute the kid who stole the recipe from this tower. No, your name is Dr. Grande. Craig Tucker, and you're in detention. Now start doing your homework, okay? I've got all the doors sealed, and I've got hallway monitors working overtime. Okay, Nobody's gonna save no. your ass today, Craig, okay? Ok. Sembrava strano come ci fosse un ok. Ok. E quindi direi che andiamo a liberare il nostro felspalto. Il nostro prode felspalto. È vero, ci sono i pel di carota. Cazzo. Giusto. Giusto. Ah, così proprio. Ok, va bene. Sono botte, ragazzo. Lo penso anch'io, Kenny, però prima guardiamo un po' le sue debolezze prima di farmi inchiate. Debolezza fuoco, perfetto, quindi non mi cambia niente. Judeo Jitsu. Vai, 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 vai. Perfetto. High straight combo. Allora, flashiamo? No, vabbè, ragazzi, non serve. Dovremmo infatti poterlo uccidere tranquillamente così. Esatto. E uno giù. I repeat, officer down. All hallway monitors to the right hallway. Oh, god damn it. Here they come. Here they come. I'll be out of here in 10 minutes. Ok. 10 minuti, ragazzi, ci dobbiamo impegnare, eh? Ah, Cartman ha scritto. Ciuffo di peli pubici del pel di carota. Deve essere forte. Cartman, cosa vuoi? Mi sono dimenticato di dirti che la scuola sono i peli di calata che fanno i sorveglianti. Se dovessero mordere sei già morto, quindi non tornare qua a infettarci tutti. Ok. Sono visti come in tutti, per tutti, tutte le minoranze, diciamo, di South Park sono visti molto bene. Minoranze, Dio. La gente ce l'ha spesso con le persone con i capelli rossi. Senza andare nella letteratura con Rosso Malpelo, si possono prendere mille esempi. Vai. Allora. Qua luccica. E qua si bagna. Ok. Ok. Dragon Shout, perfetto. Qui prendiamo la roba. E... 1, 2, 3. Dragon Shout. Esatto. Voi siete morti. Ah! Ecco. Si poteva fare anche così, probabilmente. Ci sono tanti modi, probabilmente, per uccidere i nemici senza combattere, probabilmente. Chiave del mezzo del sorvegliante? Non ce l'ho. Aia, mi continua a fare male. Ok. Oh, no. sei un coglione, ragazzone. Qui no.
Adesso, vediamo un po'. Spariamo al telefono. Suona. E sedie. Esatto. Lentiggini da pelle di carota. No. No, sennò poi non ci parlano più i nostri amici. Qui. Niente di speciale. Qui niente di speciale. Ok, andiamo avanti. Qui non ci possiamo andare. Stanza computer? Neanche. Ah, ok, c'è la chiave. Dove vai? Di là. E come passo? Tocca a Q finché non è selezionato comando amico, ok. Ah, quindi si userà con F. Esatto, F. Vediamo cosa succede. No! Boobies. Ok, ok, ok. Bravo Kenny, ottimo lavoro. Fai sempre schifo ogni volta che vedo sta cosa, però ottimo lavoro. Qui c'è qualcosa di leggermente utile? Sì? Toppa guaritore. Ok, 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 ok. Allora, vediamo di equiparcela da qualche parte. Qui, penso se... Ah, infatti. Riottieni 25 pif quando vieni curato. No. No. La mettiamo giusto per venderci qualcosa, non perché serva a niente. Questo non lo posso ancora usare. Ok. Niente, andiamo. Allalala. Ok, allora. Qui. Qui. Esatto. Mentre quello mi sa che non ce lo facciamo. Quindi stordito. E nauseato. Perfetto. Sei da solo, ragazzone. Sei già stordito, quindi fiono di Davide. Cazzo l'armatura. Vabbè. E allo scudo. Non avevo notato, scusate. Questa è una cazzata che ho fatto veramente grossa. Charm. Così togliamo l'attacco. Boobies. Esatto. Malus. Perfetto. Dobbiamo fargli un po' di danni. Così da togliere subito lo scudo. Uno. Due. Tolto lo scudo. Bravo, vomita. Mi sembra giusto. Fiona di Davide. Perfetto. Dovremmo fargli maluccio adesso. Boom. Perfettissimo. E te? Vediamo un po' com'è il bacio di Kenny. Bacio reale. Kenny tocca un bacio ad nemici per cogliere completamente la sprovvista. Adesso deve essere schifato. Sì, lo sai già, però voglio vedere com'è l'attacco. Tieni premuto bastante sinistro finché Kenny non luccica. Ok. Bacio gonorrea! Bellissimo. Bellissimo. Esatto. Dragonborn. Esatto. And besides, he's never gonna get inside here because to open the door you need the gold key, and the only way to get the gold key is by getting the silver key. Okay, which even if he has the brass key, he still hasn't made it past the boss level. Sì, giusto, se non batto il boss, ok. Se non batto il boss non posso fare niente. Ok. Ok. Oh, palla avvelenata. Arma da lancio. Più forte. Mia. Ok. Poi qui. Pozione, 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 divino d'amore di Ike. Pupazzo di Pompadour, niente di utile. Qui ci possiamo andare? No, è chiuso. Chiave d'ottone, eccoci qua. Allora, per non combattere cosa posso fare? Qui. Prende fuoco. E quello è morto. Poi qui. E cade. E poi dovrebbe essere qui e muoiono. Esatto. Ragazzi, vedete, non dobbiamo neanche più combattere. Se ci sta un po' attenti in sto gioco, si può passare tranquilli, tranquilli. Adesso ho trovato schegge di vetro, raggiunge 10 danni con un attacco perfetto. Vai. Tanto non sono a livello 4, quindi non posso usare l'altra. Così almeno vi risparmio un po' di combattimenti senza tagliare nulla. Perché ci tengo a non tagliare nulla, ragazzi, lo sapete. Pennarello, matita, il martello. Ok, ok. Perché ci sono dei dildi a scuola? Non pensiamo. Parrucca di Francis. Strano dove... Vabbè. Ok. C'ha il companion. Comando amico. No. Ah, è ferito. Quindi... No. Quindi dovremmo... Paladino? Forse.
Esatto. Esatto. Perfetto. Too red. I loro capelli troppo rossi. Va bene. Però no. Però no. Rivoglio Kenny. Rivoglio assolutamente Kenny. A posto. Kenny mi piace di più, ragazzi, eh. Non è che mi piace di più. È che Butter se l'abbiamo avuto per tanto tempo. Adesso teniamo Kenny. Qui. Ok. Chiave. No. Esattamente. Ta-ta-ta. Pozione della salute, evidenziatore, peli pubici. Certo, tutti incassettano un po' di peli pubici, no? Chiave d'oro. Chissà cosa dice Kenny, che non capisco assolutamente una mazza. Perfetto. E andiamo a battere il boss, probabilmente. Ta-ta-ta. Chiave d'oro. Oh. Aia. Bello. Bello stesso sto qua. Capo si mette il corridoio. Minchia. No, signor Mac, lo prometto, non penso che sia un gioco. Oddio. Ok. Attacca. Oh Cristo, pensavo che... Ok, non ero pronto, avevo le mani fuori dal mouse. Ok. Magia? No. Allora, sei immune a cosa? Debole contro il sacro, bonus di attacco. Immune all'incazzatura e debole contro il sacro. Quindi... Oh, scusate. Quindi il sacro li fa male a loro. Ma solo attacchi che fanno male a uno. Vabbè, io direi di falciare via loro. No, abbiamo l'attacco quello ad aria di Kenny. Quindi, Judeo Jitsu su di lui. Perfetto. Adesso attacco ad aria di Ken, anzi, Charm su di lui. E poi attacco ad aria. Così magari riusciamo a shottarli quegli altri. Perché l'attacco ad aria era molto forte. Per quanto mi ricordo io, almeno, eh. Vediamo. Amici pelosi, come si chiama? Amici pelosi, esatto. Vai. Ok. Ok, benissimo. Sennò penso che muoio. No, non li ho uccisi, ma non sono messi bene. Assalti pel di carota? Cioè? Ouch. Perfetto. E tu muori. Pausa pan di zenzero. Ok. Sei debole contro il sacro, tu hai detto, no? No, ma 38 non so neanche a sprecarcelo. Palla avvelenata. W per scorreggiare? Ok. No, non è W. Probabilmente sarà F allora. Vabbè. Così non funziona. Arco di Kenny su di lui, così magari lo uccidiamo. Esatto. Perfetto. Adesso tu ti sei di nuovo ripreso e ti rimetto subito a dormire. Judeo Jitsu. Pam pam pam. Esattamente. Ragazzone, non hai speranze contro di noi. Uno, due, tre. Mi sa che adesso Kenny lo cambia perché non è assolutamente utile in questo momento. Spada di curva del fedele. Pam! Esattamente così. Cambiamo e mettiamo Butters. Perfetto. Bisogna per morire. Per voi. Cos'è? No! Beh, quindi posso usare anche la scorreggia sui... Perfetto. Allora, te cos'hai? Chiave armadietto, carta di gomma da masticare con tanti. Allora, qui c'era... Oh, Chimpomocon. Barbocisaurus. E qua c'era l'armadietto. Occhio nero, mazza del risanamento. Non sono di livello abbastanza alto, però. Ok. E quindi andiamo a liberare il signore. Poi, voglio vedere quanto tempo ci abbiamo messo, eh. Perché credo che avete 10 minuti. Secondo me ci abbiamo messo leggermente di più. Non di tanto. Ok. Perfetto. Ah giusto, non parliamo noi. What's your name? What's your name? Oh well, I'm heading to Koopa Keep. See you there, I guess. Ecco. Ok, livello 4. Oh.
Abbiamo un po' di robina adesso da mettere. Gente, è uscito culi di fuoco. Ok. Abilità. Benefici non ne ho ancora. Abilità. Te infligge un malo su difesa e fa infuriare i nemici. Più danni subisci. No. Fione Davide. Poi tireremo su Judo Jitsu. Voglio, sapete, voglio farlo un po' un po'. Spada ricurva. Via, scheggia di vetro. Ok. E mettiamo la mazza di risanamento. In caso di attacco perfetto, cura. Mia. Ah, perfetto, una mazza. Aggiunge 20 danno da schifo in caso di attacco perfetto. 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 Evito. Questo lo mettiamo qui. E poi, qui, sui guanti non c'ho niente. Cura 5 pf per ogni turno. Infligge 2 pf. Con infligge danni da schifo. Allora, qua mettiamo questo. Poi, qui abbiamo la toppa. Collare borchiato. I nemici che si attaccano corpo a corpo subiscono 10 danni, ok? E mettiamo questo. In più. Questo ritiene 25 pf quando vieni curato. Non me ne frega niente. Togli. E mettiamo cura 5 pf per turno. Ok. Probabilmente si potrà fare tipo una combo. Cioè metti in uno quello, nell'altro l'altro. Siamo così. Proviamo. Ecco qua. Allora. Non abbiamo altro, mi pare. No, direi di no. No. Tutte le varie parrucche. Ok. Quindi torniamo a Koopa Kid. Direi di tornare a Koopa Kid. O c'è o c'è qualche altra missione qua? Ah, usa emotiva di alcol dentato per attirare. Ah, c'è un'altra c'è una caccia grossa qua. Forse qui dietro. Perché qui davanti non ho visto niente. Vediamo. Lo sapete che mi piace. Ah, sì, qua dove sono i ragazzini emo. Ok. Sì, sì. Sono sempre qui dietro, anche okay, in cartone. Allora. Uè. We don't hang with conformists. Go get the stuff to look like we do. What goth kid walks around? There's this cool old dude who sells clothes on the other side of town. Ok, ok. Quindi non. Ho capito. Non volete avere niente a che fare con noi. Perfetto. Che bella musica. Oddio. E quindi non è qua. E vediamo se c'è da qualche altra parte. Qui posso mandarli. Infatti. Prego, shout. Esatto. Immaginavo. Modello di stoffa. No, no, non volevo andare di qua. Volevo fare la missione. Ma dove? Il problema è dov'è? Perché non lo trovo. Non trovo proprio il posto dove piazzare la trappola. Sì, grazie. Forse è dentro la scuola. Vabbè. Ci andiamo a vedere un'altra volta, ragazzi. Così perdiamo tempo per niente. Così riesco a farvi gli episodi corti. Casa di Cartman. Perfetto. Vediamo cosa succede adesso che abbiamo reclutato la gente. E poi direi che possiamo anche chiudere. Eccoci qua. È piccolo l'esercito di Cartman, comunque. Ah, bene. Grazie. Sir Douchebag. Bello, bello. Bello, bello. No, c'ho anche i ricciolini. Ok. Perfetto. Il bardo? Chi è? Bella, tic. Ok, ok. Il bardo è sempre la cosa più scarsa del mondo in questo gioco di ruolo che esista. Però. Ho armi nuove? E oggetti? Perché? Perché sono nuove cose. Cioè, si chiamano sempre abiti sacri gli armlook e anello, ma sono diversi, livello 3. 20 danni sacri in caso di attacco perfetto. 10 danni quando sanguino. Wow. Togli questo. Quei due frate cosa fanno? Ripristinano molta più vita. No, non mi frega niente. Questo. Ok. Poi. Te ne hai solo una purtroppo. Togli. E togli. Lasciamo quelli sacri. E mettiamo questo. Collare borchiato.
più 10 danni quando sono schifato, subisci 15% di danni in meno quando sanguino, ok. È tutta roba da danno, cioè quando mi fanno danno sono più forte, credo. Sì, esatto. Perfetto. Cappello del frate, modifica, togli. E mettiamo sullo Yarmeluk. Adesso che ci penso, 5 puff ogni turno è quasi niente, quindi mettiamoci questo. Ok. Poi, bastone sacro. La mazza è più forte. Sì? Eh sì, perché è per 3. È per 3. Però ha 2 slot. Ha 2 slot, ragazzi. No, ho detto che andiamo con le armature che ci danno. E adesso c'è andato questa. Quindi, per ora, teniamo sta roba qui. Palla avvelenata, ci tolgo la scheggia di vetro. Perché tanto uso più le armi da melee. E ci metto questo e questo. Ecco qua. E in più abbiamo i boccoli d'ortodosso. Oi, Gewalt. Ok, direi che i boccoli stanno da Dio. Stanno estremamente da Dio. Da Dio. Va bene. Ok. Ok. Ok, allenati con Cartman. Facciamo l'allenamento e poi chiudiamo. Così. Anzi, prima dell'allenamento. Butters. No, non mi vendi niente ancora. Cartman. Bene. La petomanzia. Ok. Perfetto. Prontissimo, Cartman. Ormai non mi sorprende neanche più. Tiri la scorreggia. Ti prego. Tira la scorreggia. Giusto. Maglia conchetta e tirala. No, vabbè, io non commento neanche più. Allora, dove, di qua la risonanza. Fantastico. Chi chiami stavolta? No, Scott, no. Povero Scott. Anga! Che spell! Perfetto. Allora, mantieni. E di là. Eccola qui, risonanza e tira. Ok. Perfetto. Sì, e mai sulle palle. Prometto, promessa solenne, Cartman. Solenne. Ok. Di Giggling Donkey. Ok. Minca Butters. Calma. Ok. Ah, mi ci porta in automatico? No, ci devo andare io. Perfetto. Quindi sta salvando e direi, ragazzi, di interrompere qua. Adesso dovremmo avere... Allora, petomanzia. Quindi possiamo tirare dove vogliamo. Ok. Quindi ragazzi, spero che l'episodio vi sia piaciuto, ma South Park vi piace sempre, almeno come fanno piacere South Park, ragazzi, è fantastico. Vabbè, quindi da Mazinga Zetto e da Coglionazzo un salutone e ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi. Ciao ciao!